Ancora repressione estendendo lo street control non solo in litoranea e nella zona orientale, ma anche nel quartiere Irno tra via Mobilio e via Guercio e le direttrici che conducono verso Fratte e le reti autostradali. Il comune di Salerno sta studiando anche dei correttivi per decongestionare uno dei punti nevralgici della città, come annuncia ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio. Ci sono alcuni punti nei quali registriamo una certa resistenza che immaginiamo anche di intervenire con dei dispositivi di traffico che consentono di migliorare. Faccio un esempio: c'è l'incrocio all'altezza del sottopasso di via Irno, o per meglio dire di via Settimo Mobilio, l'altezza ex Fiat Capone, così come all'incrocio nella zona dell'Irno Center, che è un altro punto nel quale registriamo un rallentamento. Pensiamo anche di apportare delle migliorie per quanto riguarda l'incanalamento dei flussi di traffico, ma credo che noi dovremmo continuare con l'azione, perché chiaramente quando inizieranno ad arrivare anche i verbali, molto probabilmente ci sarà un ripensamento da chi ha ancora questa cattiva abitudine. Allo stesso tempo, l'esponente della Giunta ribadisce l'impegno per accelerare sugli investimenti per il dragaggio del porto e l'allargamento dell'imboccatura dello scalo. Non c'è più tempo da perdere, il monito di De Maio, altrimenti il rischio concreto è di uscire dalle rotte croceristiche che contano. Dare una risposta alle integrazioni che il Ministero ha richiesto in questa fase istruttoria della via ministeriale, diciamo, auspichiamo che ormai siano prossimi i tempi per avviare la gara per il dragaggio definitivo.